Odore acre insopportabile al punto di causare bruciori alla gola e alle narici. E questa ormai è l'abitudine alla quale sono sottoposti i residenti di Madonna delle Piane a Chietiscalo, che chiedono di conoscere la causa di un odore che due volte al giorno finisce dentro le proprie case, causando difficoltà respiratorie e disagi. Ti sfiato, quando passi mi chiudo il naso e la bocca, non tutti i giorni, però la mattina e la pomeriggio guardi. Io penso che l'inquinamento ambientale deriva da una cattiva gestione amministrativa, una cattiva gestione della politica. Si parla di plastica, di che si parla? Di plastica si parla quando c'è l'odore un po' più vasto, viene dalla zona della parte del mare, ma questa zona qui invece si parla proprio di plastica, di qualcosa chimica, qualcosa che penso che sia qualche additivo che non so. A raccogliere la denuncia il Partito Democratico, che dopo un'interrogazione comunale chiede un monitoraggio specifico dell'area per conoscere la composizione di quell'odore e soprattutto la pericolosità. Questo è il primo risultato positivo che abbiamo ottenuto con questa interrogazione. Avere maggiori dati, e il monitoraggio verrà fatto da una centralina sicuramente davanti alla scuola di Madonna delle Piane. Questo però non basta, perché noi vogliamo informare i cittadini sui risultati di questi dati e con i dati alla mano vogliamo sapere anche da dove vengono quei cattivi odori. Deve essere fatto un monitoraggio di tutte le industrie che operano nella zona, tutte quelle industrie che hanno richiesto le autorizzazioni per le emissioni nell'area, e vedere se quelle emissioni sono regolari per legge, in modo che gli imprenditori possano lavorare serenamente senza preoccupazioni, ma soprattutto che le famiglie residenti possano vivere in quest'area senza preoccupazioni, perché più passa il tempo e più c'è disinformazione o non informazione, più giustamente le persone sono preoccupate. Noi saremo loro vicini per informarle quotidianamente su quello che riusciremo a scoprire.